Bene, adesso vi concentrate in silenzio, non parlate, non interrompete l'ascolto delle persone. E che cosa dovete fare? Dovete ascoltare questo paesaggio, eccolo qua, dovete ascoltare questo paesaggio e poi qui sotto con le cuffie isolate dovete scrivere gli elementi che secondo voi possono comporre un racconto. Quindi non dovete perdere mezz'ora per scrivere un racconto, ma dovete scrivere qualche cosa che possa essere una traccia di un racconto, ma sulla base di quello che voi ascoltate. Quindi pronti? Pronti? Via. Bene, eccoci qua. Allora, abbiamo 6 risposte. Non tantissime, ma comunque qualcosa su cui si può lavorare. Allora, ditemi se siete riconnessi, mi sentite? Mi vedete? Vi vedete? Sì, tutto ok. Ok, avete fatto questa prova. Allora, quello che vi ho fatto ascoltare è un paesaggio sonoro, un vero e proprio paesaggio sonoro. Poi vi spiego da dove arriva. E facciamo una chiacchierata proprio sul paesaggio sonoro, quello che significa, eccetera. Vediamo però intanto le risposte che avete dato. Eccole qua. Allora, vediamo. Indiani che cercano di resistere ma scompaiono. Arriva una nave aliena, pochi colpi, un ultimo umano resiste, anzi sono due, salgono in macchina e con il potere di un canto e la musica stordiscono l'alieno. Il lupo guida la rivolta degli umani, la nave va via per sempre. Fantastico, bello, molto interessante, vero? Non so chi l'abbia scritto, devo andarlo a cercare. Chi si riconosce in questo testo lo può dire. Io, da Daniela. Daniela, bene. Poi, persone che danzano, rumori cittadini con un timbro tra il cupo e l'onirico che porta lontano, forse cittadini che hanno paura del lupo. Ah, il lupo ritorna 2 volte e cercano di scacciarlo con i rumori della città, oppure anche forse, oppure no, coppie di anziani che ballano al ritmo di 7 ottavi per ricordare Franco Battiato. Fantastico, questo è Nick, scommetto. Giusto? Sì, sono io. Vedi? Ormai c'è un marchio di fabbrica riconoscibile, Nick. No, scherzo, che l'ho visto prima il nome. Poi, luogo lontano, fotoreporter, popoli indigeni, navi, container in partenza, elicotteri, buio, suono didgeridoo, sparatoria, pericolo, liberazione, ululato che racconta la notte. Questo chi è? Chi ha scritto questo? Io. Shirley, eccolo No, qua. No, 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 chi? Silvia. Sì, Silvia. Ah, ecco perché non ti vedo qui. Come mai non ti vedo? Strano. Non mi fa vedere tutti. Va bene, Silvia. Ah, eccolo qua, Silvia Fumagalli. Benissimo. Poi, molti dei suoni ascoltati, ma non tutti. Dov'è? Molti sono ascoltati, ma non tutti, mi fanno pensare a una storia ambientata in una nave da crociera di lusso, dove si alternano momenti di festa con musiche, grida e fuochi d'artificio, momenti di silenzio, presumibilmente la notte fonda, quando prevale il solo suono della nave. E mi immagino una storia caratterizzata da intrighi e relazioni, spesso poco serene e tese tra gli ospiti della nave. Bella storia, eh? Tipo Titanic, eh? Qualcosa del genere. Chi l'ha scritta questa? Io Enrico. Enrico. Ah, Enrico. Bravo, bello. Aiuto, che succede? Pensavo di essere andato a vedere un film, ma forse non hanno ben isolato l'audio delle altre sale, perché quello che sto seguendo viene continuamente interrotto da altri suoni. Molto interessante questo. Quindi è un paesaggio sonoro multiplo in realtà, con interferenze. Accidenti, ora gira tutto, si apre un vortice, il mio seggiolino vibra e inizia a muoversi in un tunnel cangiante di colori come se fossi sulle montagne russe. Avverto la velocità man mano che si prosegue, sto attraversando mondi diversi, un mare, un'opera lirica, no, forse sono in un villaggio tibetano, ora in una sparatoria oppure a una festa, ma che scherzo mai questo? Tutto tace, riapro gli occhi, sono sul mio seggiolino, sullo schermo del cinema corrono i titoli di coda. Mi sono forse addormentata? Fantastico, molto bella storia, tra l'altro, abbastanza completa, direi.
E poi interessante il fatto che ci sono queste intersezioni di paesaggi. Si ode un canto di uomo e un vetro si infrange, un elicottero si aggira nel cielo, forse qualcuno sta scappando e molti lo inseguono. Si odono spari, sarà in pericolo. Ed ecco la sirena di una nave che parte o che arriva e fuochi d'artificio a renderne omaggio. Una voce, un richiamo. E la sirena ancora si fanno sentire. Ma cosa c'entrano le trombette? Nei paraggi ci sarà un pagliaccio, accidenti, ci sono scontri ovunque tra le macchine in strada. Sembra proprio che sia stato procurato da una cantante alla radio e con la sua voce squillante ha mandato in tilt gli automobilisti che l'ascoltavano. Vedi? Interessante questa parte. E poi il disco si incanta e si incanta ed incanta anche la storia. Si odono ancora gli spari, ancora trombette e un lupo. Una città davvero pazzesca. Israele e Palestina, guerre e morte, città in fiamme, bambini che piangono, madri disperate che urlano, in mezzo alle macerie lo sguardo attonito di un bambino. Ancora Guernica dipingerebbe Picasso e Quasimodo scriverebbe l'uomo del mio tempo, lontano una luce di speranza. Quindi questa è un'attualizzazione di questo paesaggio che ovviamente non c'entra niente con l'attualità, ma noi possiamo interpretare come desideriamo. Molto interessante. Ah, poi mi sono dimenticato di chiedere chi ha scritto le varie cose. Sono stato catturato da quello che avete scritto. Quindi qui era molti dei sogni ascoltati, ma non tutti fanno pensare una storia ambientata una nave, l'abbiamo visto. Poi aiuto, che succede? Pensavo di essere andata a vedere un film. Chi l'ha scritto? Io, Shirley. Shirley. Mm. Poi, si ode un canto, un uomo, un vetro si infrange, di chi è? Mio, sarebbe Angela? Angela, sì. Benissimo. Israele e Palestina è di? Io. Chi che non ti vedo, non so Antonella. Perché. Antonella. E niente, dove sei Antonella? Antonella. Però. Sì, no, ti sento. Ma non ti vedo nelle cose. Vabbè, oh. Sono qua. Misteri dell'informatica, va bene. Comunque, Antonella. Poi. Arthur parcheggiò, facendo stridere le gomme scese dalla macchina. Saporò l'aria fresca di quel mattino di primavera, quello in cui iniziava il nuovo lavoro all'officina Motors & Co. Durante il breve tragitto che lo separava dal luogo di lavoro, ebbe modo di osservare meglio la via in cui avrebbe passato gran parte della propria vita. A destra, da un ristorante etnico, una musica indiana rimandava a esotici scenari tropicali, mentre dalle finestre dell'appartamento sulla sinistra uscivano le note di un'opera lirica. Probabilmente un pensionato abitava lo stabile. Un gruppo di ragazzi ascoltava musica moderna con uno stereo portatile in un parchetto poco più in là, accompagnati da un grosso cane che mugolava, mentre uno di essi gli accarezzava la testa. Man mano che si avvicinava all'officina, poteva sentire sempre più distintamente i rumori delle macchine dell'officina in cui si stava avviando per iniziare la giornata. Alzò lo sguardo e sorrise vedendo un elicottero che sorvolava il quartiere. La nuova giornata, la prima giornata di un nuovo abitante di questo quartiere nel suo posto di lavoro. Quindi è l'inizio di una storia, potrebbe essere proprio l'incipit di un film addirittura. E di chi è questo? Io l'ho scritta io. Io? Giorgio, eccolo esatto. Qua, Giorgio. Bene, allora abbiamo intanto avuto 8 risposte, perfetto. Quindi mi dite, io vi dico che, come avete notato, il paesaggio sonoro, come un po' anche in altre nostre esperienze, il paesaggio sonoro ha un'interpretazione assolutamente soggettiva. Però io non dico più niente su questo. Ditemi voi qualche considerazione. Anche durante l'ascolto, magari alcuni di voi era la prima volta che facevano un'esperienza di questo genere. Adesso poi la codifichiamo, per bene. Vediamo che cosa significa tutto questo. Via, a ruota libera. Vedete che ci sono. È molto suggestivo perché ti senti, no? Come c'era scritto pure nel testo, ti devi isolare, ascolta, no? Quindi molto suggestivo e tu ti senti immersa
in questo suono. E poi è pure utile, no? Io tutto quello che tu ci proponi apprendo, perché ora dico, vabbè, allora, benissimo, lo posso utilizzare per fare qualcosa con i ragazzi, quindi. Certo, anzi, voi potete usare direttamente questo modulo, oppure prendete il link, tanto è un link YouTube, prendete il link e vi costruite un vostro modulo per i vostri ragazzi o per esperienze analoghe. Avete notato che ci sono dei racconti, diciamo, molto distanti fra di loro, proprio l'esperienza sonora è molto diversa. Alcuni elementi per qualcuno di voi possono essere anche simili, altri molto distanti. Se fate questa prova con una trentina di persone, vedrete che vengono fuori anche delle narrazioni molto bizzarre, veramente incredibili, perché è la percezione. Noi siamo di fronte a dei significanti, non c'è un significato codificato, cioè siamo proprio di fronte a dei suoni e quindi non siamo davanti a un linguaggio, non è un linguaggio, quindi noi non possiamo decodificarlo attraverso un manuale o una grammatica. E dunque resta tutta un'esperienza completamente simbolica. Altre osservazioni? No? Siete poveri di idee stamattina, no? Perché vi siete spesi per il racconto, che è stato faticoso anche. Una cosa che non so, mi viene in mente, magari è anche sbagliata, nel senso, mi sembra proprio che ci siano anche dei piani diversi, cioè se me li immagino come un film, poi dai racconti, certo, ci sono inquadrature sia molto larghe, quindi paesaggi, ma anche molto di dettaglio, di vita quotidiana, appunto, soprattutto l'ultimo. Ed è bello anche vedere proprio questo cambio scena, no? Cioè potrebbe essere anche una panoramica di un minuto X del mondo che avviene in paesaggi, in stati diversi, in luoghi diversi. Cioè mi immagino leggendoli tutti, no? Insieme, contemporaneamente. Assolutamente. Come ieri abbiamo parlato dei piani che possono essere stretti, no? Oppure possono essere larghi. Questo vale per il suono. Vale per il suono. Con una particolarità che, se mi ricordi, ricorda di quello che hai detto, perché la voglio richiamare fra 5 minuti quando faremo un altro piccolo esercizio. Un giochetto faremo. La cosa interessante, secondo me, è anche che si potrebbero prendere questi scritti e cercare di farli diventare un racconto intero, cioè cercare di armonizzare tutto quello che ci siamo inventati ognuno di noi, partendo dalla prefazione, per poi costruire una storia collettiva. È un'idea così. È molto giusto. Infatti è una proprio delle attività che propongo quando faccio magari dei corsi o dei seminari che hanno come tema proprio questo. Quindi non diciamo un piccolo webinar come oggi, no? Ma diciamo un ciclo di incontri che prevede tutta una serie di lavori su questo tema e anche la ricostruzione del paesaggio sonoro sulla base del racconto che è stato costruito. Perché? Perché noi partiamo con un'esperienza uditiva, questa esperienza uditiva diventa una narrazione scritta e poi questa narrazione scritta deve ridiventare una nuova esperienza uditiva. Quindi bisogna ricostruire il paesaggio sonoro che sia adatto al racconto e quindi si perde l'esperienza uditiva iniziale. E questo lavoro, e quindi qui entriamo nel vivo della questione, questo è il lavoro del sound designer, che è il professionista del paesaggio sonoro. Il paesaggio sonoro è qualcosa che esiste, non solo che esiste in natura, perché la natura sia, diciamo, la natura
naturale, che è la natura artefatta, quindi costruita dall'uomo, inserita in contesti naturali, o l'urbanizzazione, perché contengono degli elementi uditivi, e questi elementi uditivi compongono un vero e proprio paesaggio. Perché parliamo di paesaggio? Allora, io qui vi faccio un bel regalo, che è questa dispensa, che poi trovate anche in Gotham, ho già inserita, che si intitola L'ascolto e il paesaggio sonoro. Io ve la illustro brevemente, poi la leggerete quando avrete voglia. Ma la prima questione da affrontare è l'ascolto. L'ascolto è, come dire, l'ascolto è un problema. Oggi si ascolta molto, anzi si sente molto, ma si ascolta poco. È difficile selezionare ciò che dobbiamo ascoltare e prestare veramente attenzione. Siamo molto anche bombardati da rumori, ma poi vedremo che i rumori fanno parte del paesaggio stesso, perché li avete sentiti anche. Quindi no, il paesaggio sonoro non è composto solo da elementi gradevoli, ma anche da, certamente, da rumori. E a questo proposito, cioè, se voi volete affrontare questa questione con studenti, corsisti, amici, insomma, partite proprio dal tema dell'ascolto. Che cosa vuol dire ascoltare oggi? Se si è in grado veramente di ascoltare. E rifatevi a questo testo di Plutarco, che è una specie, un breve saggio, che Plutarco scrisse, pensate, quindi siamo a circa 2000 anni fa, Plutarco scrisse per parlare appunto dell'ascolto. E cosa diceva? Diceva che i giovani con cui lui aveva a che fare all'epoca ascoltavano poco, non erano capaci di ascoltare. E l'ascolto invece è un'arte che va coltivata. Pensate, lo scriveva Plutarco 2000 anni fa. Quindi che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che non è che è peggiorato oggi, diciamo, l'ascolto, è che noi prestiamo poca attenzione all'ascolto, ascoltiamo poco, poco. Quando parliamo noi interrompiamo, interveniamo. Molto spesso ascoltiamo e dopodiché abbiamo capito qualche cosa che in realtà il nostro interlocutore non ha detto. Arriviamo noi a delle conclusioni che magari non sono le sue, non sono quelle del nostro interlocutore. E stiamo parlando di ascolto linguistico, cioè di ascolto tra soggetti umani che si esprimono attraverso un codice, e dunque dovrebbe essere qualcosa di assolutamente comprensibile. Ora, le cose peggiorano se noi ascoltiamo invece quello che c'è intorno a noi. E io scommetto che quando voi portate i ragazzi in giro nelle vostre escursioni e li fate ascoltare, non sanno identificare nulla, cioè sanno dirti magari questo è un uccello e questo magari è un animale che terrestre che non vola, però più in là di questo non penso siano in grado di... Perché? Perché anche se vivono immersi nella natura, anche ragazzi che vivono in campagna, per dire, non sono in grado di riconoscere gli elementi che compongono un paesaggio sonoro naturale e neanche un paesaggio sonoro urbano, tranne il fatto che certamente sai distinguere un'automobile dal rumore di, non so io, dal fruscio di una pedalata. Questo, ecco. Quindi partiamo da questo, va bene. Poi leggerete, vedrete queste cose qua. Però considerate che il suono rappresenta una vera e propria dimensione. E allora che cos'è veramente il paesaggio sonoro? Allora, il paesaggio sonoro è qualche cosa che è stato definito da Schaffer, lo vedete qua, Schaffer, un antropologo che per primo ha analizzato e studiato il paesaggio sonoro come entità, proprio come ambiente narrativo da decodificare. E infatti il paesaggio che voi avete ascoltato è un paesaggio registrato e montato da Schaffer a Nairobi, nel Kenya. Quindi avete una fonte originale di studio del paesaggio sonoro. Ma se poi siete interessati, ve ne posso dare anche un paio di altri, di altro genere, per
svolgere appunto questi esercizi. Vi do però un consiglio: se voi registrate l'ambiente naturale nel quale vi trovate, quindi per esempio lungo un'escursione, tenete conto di questi due aspetti. Il primo è di non far durare, diciamo, questa registrazione più di una decina di minuti. Ma per avere una decina di minuti voi dovrete registrare parecchia roba, magari anche un paio d'ore. Perché? Perché per svolgere questi esercizi è bene proporre alle persone, ai soggetti in ascolto, un paesaggio che non sia omogeneo. Perché se voi piazzate il vostro microfono in una radura, no, voi sentirete per un'ora più o meno lo stesso paesaggio, no? Ecco, invece introducete in questo paesaggio degli altri elementi. Cercate di avvicinarvi col microfono, se possibile, ad alcuni animali. Provocate, costruite voi stessi dei rumori, sfregate su una corteccia, camminate e registrate col microfono la camminata in diversi ambienti e poi montate il paesaggio sonoro, montatelo proprio. Montatelo e utilizzatelo. E allora vedrete che avrete delle esperienze interessanti. Ma attenzione! Attenzione adesso a quello che vi dico. Noi viviamo in una società che si fonda sulle immagini. Se voi dite, se voi foste all'interno di un processo, proprio un processo, un tribunale, siete testimoni di un incidente automobilistico che ha provocato la morte di una persona. Se Angela Loseto, che è abituata ad ascoltare ed è capace a decodificare quello che succede intorno a lei attraverso l'ascolto, salisse sul banco dei testimoni e dicesse che io sono assolutamente certa che l'auto che ha investito questo poveraccio è di quel signore lì perché l'ho sentita, il tribunale riderebbe di questa testimonianza. Invece arriva Enrico Giudice che dice: no, io ho visto ed è quell'altro. Ora, tra i due è molto probabile, più probabile che abbia ragione Angela che non Enrico. Guardate che, per esempio, ci sono delle popolazioni come per esempio questa, gli Inuit, per esempio, o i Kaluli nel Mato Grosso, che basano la decodifica della realtà che loro vivono non attraverso le immagini, cioè non attraverso quello che vedono, ma attraverso quello che ascoltano. La loro espressione più comune è: ce l'ho nel mio orecchio. Se tu occidentale civilizzato parlassi con loro e dicessi: ma io ho visto proprio coi miei occhi, loro riderebbero, perché la vista per loro non ha alcuna importanza. Quello che conta è che cosa tu hai ascoltato. Perché non ha importanza? Beh, perché vedete, il paesaggio in questo caso è uniforme. È il paesaggio, come si chiama, dei ghiacciai, no? del polo, quindi. E qui il paesaggio invece è troppo complesso perché siamo nella foresta pluviale e quindi sono... i diversi elementi sono quasi indistinguibili. Questo che cosa ci dice? Ci dice che lo statuto della visione rispetto allo statuto dell'ascolto è uno statuto che dipende da elementi culturali, non da elementi naturali, da elementi culturali. Quindi è solo perché noi viviamo all'interno di una cultura che è fondata sulle immagini e sulla rappresentazione visiva che noi pensiamo che ciò che vediamo ha più verità rispetto a ciò che ascoltiamo. Ma in realtà questa è una opzione culturale, non è un'opzione naturale. Non siamo stati creati con dei sensi, diciamo, dominanti rispetto ad altri, in particolare parlo della vista e del suono. Non esiste una gerarchia. E
Per dimostrarvi questa cosa, facciamo un esperimento. Adesso voi mi state guardando, vedete, mi vedete? Sono qui di fronte a voi. E questo esperimento poi, di fronte a dei soggetti con cui voi siete presenti, lo fate in un altro modo che vi spiego. Però facciamo così. Voi adesso dovete fare, se riuscite, perché non so come siete sistemati a casa vostra, ma dovete chiudere, quando io ve lo dirò, dovrete chiudere gli occhi e girarvi. Va bene, siete pronti? Ok, allora io adesso sto parlando, quindi vi mettete a posto e a questo punto, pronti, chiudete gli occhi. Pronti, chiudete gli occhi, benissimo, e adesso vi girate, cioè mi darete le spalle. Benissimo, siete tutti girati. Adesso mi dite da dove viene la mia voce. Anzi, dove sono io, praticamente. Se sono davanti a voi o alle vostre spalle. Sono alle vostre spalle, giusto? Perfetto, sono alle vostre spalle. Da che cosa lo capite? Lo capite perché mi vedete? Penso di no. Lo capite perché mi ascoltate. Esatto, adesso potete girarvi e mi potete guardare. Allora, questo giochetto lo fate in un altro modo. Cioè, voi disponete le persone di fronte a voi, poi dite alle persone di chiudere gli occhi, quindi rimanete in silenzio, a questo punto voi rimanete in silenzio e vi collocate voi alle loro spalle. E poi chiedete alle persone di sapere dove vi trovate. Che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che il suono, l'udito, è un organo che percepisce la realtà a 360 gradi, la vista no. Quindi abbiamo già dimostrato che il suono consente di percepire la realtà in modo più ampio rispetto alla... cioè l'udito permette di percepire la realtà in modo più ampio rispetto alla vista. E questo è un dato obiettivo. Eppure noi non diamo così importanza a quello che ascoltiamo. Un altro esperimento è questo. Chiedete alle persone che stanno intorno a voi di... lo chiedo io a voi, no? Io vi domando questo, vi chiedo. Voi sentite una notizia di cronaca, di attualità. Vedete questa notizia alla televisione? Quindi siete connessi a una trasmissione televisiva e in questa trasmissione vi danno questa notizia e parleranno di questa notizia. Oppure siete nella vostra automobile o a casa state stirando la camicia o state facendo anche qualcosa d'altro e ascoltate la radio, la stessa identica notizia. Ora, la domanda è, a quale mezzo di comunicazione voi attribuite maggiore verità rispetto a ciò, alle informazioni che vengono passate rispetto a questa notizia? Alla radio. La risposta è sempre alla radio. Sempre alla radio. Perché? Perché il mondo basato sull'immagine è un mondo che tradisce. Ma perché tradisce? Non perché lo statuto dell'immagine in sé tradisca. Non è che se Nick fa una foto, questa foto tradisce. Chi tradisce cosa? Non tradisce niente. Ma il problema è che nel mondo in cui noi viviamo, oggi le immagini sono utilizzate per fare business, per catturare l'attenzione, per colpire lo spettatore, quindi non per rappresentare la verità. E quindi c'è una bella differenza fra quello che facciamo io e Nick e quello che si fa in televisione o quello che si fa attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Le immagini sono utilizzate come esche per catturare i consumatori, i clienti. E quindi la percezione del pubblico è che se io tolgo un'esca, io mi preservo meglio come soggetto. E quindi ecco perché la radio, la radiofonia, che si basa sull'udito, presenta una maggiore verità. Che oggettivamente non è vero, perché potrebbero esserci delle trasmissioni televisive, no? Cioè,
è una sensazione, però questa sensazione riguarda il fatto che il soggetto umano oggi, in questa società mediatica che lo bombarda, che cerca di portarlo da tutte le parti, che cerca di togliere la propria esistenza come soggetto, lui cerca di svincolarsi, cerca giustamente degli strumenti per mantenere la propria indipendenza, per cercare una sorta di verità con ciò che lo circonda. E l'udito è un organo che consente di selezionare. Pensate che McLuhan, sapete chi è McLuhan? È quello che ha detto, un sociologo, massmediologo, che aveva detto che il medium è il messaggio. Non so se lo conosce. Comunque McLuhan è un grande teorico, sì, sì, degli anni 60. Io non ho mai condiviso questa affermazione e le sue analisi, no, però comunque tutti le hanno prese in considerazione, accettate, eccetera. Però McLuhan diceva che la radiofonia, l'ascolto, l'udito, è un mezzo, è un medium primario, mentre la, anzi, diceva, no, usiamo quest'altra cosa. Lui diceva che la radiofonia, l'udito, no, era un medium a alta definizione, mentre la televisione era un medium a bassa definizione, e quindi la televisione avrebbe avuto un grande successo. Questo lo diceva negli anni 50. Che cosa vuol dire alta definizione e bassa definizione? Bassa definizione vuol dire che la televisione colpisce contemporaneamente più organi e quindi, diciamo, allarga il suo messaggio, e quindi a bassa definizione, perché non colpisce un organo solo come invece l'esperienza radiofonica, che colpisce l'udito, quindi la sua definizione è più precisa, no? Più settoriale. Ecco, per questo motivo lui diceva che la televisione avrebbe avuto un boom, perché avrebbe colpito più organi di senso e quindi avrebbe coinvolto maggiormente gli spettatori. Ora, ditemi voi se questa affermazione di McLuhan, a vostro avviso, oggi è esatta o sbagliata. Cioè, è sbagliata, la perché la radio invece che ha avuto più successo e rimane sempre il mezzo più ascoltato. Sì, però perché tu le sai queste cose, ma se no le persone che cosa dicono? Le persone rispondono dicendo, beh, tu sei già venuto a un mio webinar in cui ho parlato di questo, e le persone che cosa dicono? Le persone invece dicono che la televisione è il mezzo di comunicazione oggi più diffuso, più, e in realtà non è così. Voi pensate che negli Stati Uniti, che è il paese che ha il maggior numero di mezzi di comunicazione di massa di qualsiasi tipo, negli Stati Uniti le catene radiofoniche sono circa 11.000, quelle televisive sono la metà. E anche da un punto di vista, la metà, quindi, anche da un punto di vista di ore di ascolto, perfino i dati statistici italiani mostrano che l'ascolto è superiore alla visione, cioè le persone stanno più tempo ad ascoltare che a vedere. Quindi, però noi abbiamo questa sensazione che le immagini, e specialmente le immagini televisive, oggi siano predominanti. Ma sono predominanti perché occupano, ci occupano, e questa occupazione ci lascia meno liberi rispetto all'ascolto. Ora, l'esercizio che abbiamo fatto prima dimostra che se io vi avessi fatto vedere un filmato sulla città di Nairobi, voi non avreste potuto scrivere che vi trovavate in una crociera di lusso. Perché? Perché se Enrico avesse scritto questo, io avrei chiamato uno bravo, che sarebbe Shirley, e avrei detto, senti, portalo ad Arkham Asylum. Giusto? Lo portiamo lo stesso, perché è uno che ha bisogno, diciamo, va bene, di natura. Però in questo caso la situazione sarebbe aggravata. Non puoi dire che hai visto qualcosa di diverso da quello che ti propongono. Ma nell'ascolto invece sì, perché la componente visiva manca completamente, quindi c'è questa immaginazione, questo immaginario che entra all'interno, esattamente come leggere un romanzo. Perché la letteratura è superiore al cinema? Perché la letteratura coinvolge il soggetto più di un film.
perché nel film tu hai la rappresentazione di chi il film lo ha realizzato e quindi non puoi scappare, appunto, non puoi dire, non puoi immaginare il tuo mondo, ma in un romanzo tu hai dei significanti e per quanto la descrizione possa essere perfetta, come faceva Balzac, non lo so, i grandi romanzieri dell'Ottocento, però in realtà tu hai uno spazio enorme da un punto di vista della tua costruzione mentale. Il paesaggio sonoro, eccolo qua. Nel paesaggio sonoro ovviamente abbiamo poi i rumori e sui rumori, questo è molto interessante, qui voi pensate che ogni anno a Topolove, in Friuli, al confine con la Slovenia, si svolge una manifestazione, un festival sul paesaggio sonoro, un festival di installazioni audio, interessantissimo. Tu giri per questo paesino, che è questo qua, giri per questo paesino ascoltando le installazioni sonore di artisti che vengono da tutto il mondo per mostrare le loro creazioni. C'è anche un link e poi potete andarlo a vedere. Ma c'è un'arte anche nei rumori, perché l'ascolto è qualche cosa che deve essere affinato, deve essere educato. Ecco, l'ascolto ci si educa, come ci si educa anche alle immagini, come ci si educa alla scrittura, così anche l'ascolto va educato, fino al punto che noi possiamo apprezzare perfino dei rumori. E qui il futurista Luigi Russolo nel 1916 ha fatto questo esperimento interessantissimo. Intanto in internet potete trovare tranquillamente Luigi Russolo, l'arte dei rumori, che è un suo opuscolo che aveva scritto all'epoca. E poi guardate che cosa ha creato. Ha creato l'intono a rumori, cioè un macchinario che produce dei rumori, ma che tra loro hanno un senso. Quindi, proprio per dimostrare questo, per dimostrare che l'udito va educato e che tu puoi creare un ambiente che sia in qualche modo gradevole e ascoltabile anche attraverso un insieme esclusivo di rumori. Ruffolo. Quindi, ma c'è un sacco di letteratura, di cose interessanti appunto apposta sull'arte del paesaggio sonoro. E poi, ragazzi, vi devo dire che c'è una professione che è interessantissima, che è quella del sound designer. Il sound designer è quello che, per esempio, all'interno di un film ricostruisce l'ambiente sonoro. Dovete sapere che i grandi film di produzione, diciamo, professionale, ricostruiscono integralmente, dall'A alla Z, i rumori, i suoni di un paesaggio determinato. Non so, Antonina entra in una stanza, apre il frigo, prende un'arancia, si fa una spremuta, nel frattempo suona la porta Daniela, sale le scale, va da Antonina le offre una spremuta di arancia. Ecco, tutto questo viene girato, viene colto anche l'audio, certamente in tempo reale, ma l'audio serve come base, non viene mai riutilizzato in presa diretta e viene ricostruito da zero. Uno dei motivi per cui i film e le produzioni italiane sembrano fatte in casa è precisamente per il fatto che non esistono sound designer. I sound designer italiani sono pochissimi e nel cinema italiano non si sa lavorare a livello di paesaggio sonoro. E quindi hai questa impressione di guardi, dici, mi sembra girato dal vicino di casa, no? Perché l'ambiente sonoro deve essere ricostruito. Perché deve essere ricostruito? Come mai non possiamo utilizzare il film, l'audio in presa diretta? In realtà lo utilizziamo anche nel cinema, no? Ci sono dei film che si basano su questo, però bisogna saperlo fare. Bisogna, sono delle tecniche, no? Chiaramente. E poi deve essere coerente con la narrazione, insomma. Ma adesso non apriamo questo campo, diciamo, ma perché va ricostruito in linea di massima? Per quale motivo? Beh,
per il motivo dell'esercizio che avete svolto prima, e cioè io devo portare lo spettatore dentro un ambiente, devo fare in modo che questo ambiente rappresenti la realtà, ma allo stesso tempo se ne distacchi. Quindi il rumore del bicchiere che Antonina prende per realizzare la sua spremuta non deve essere esattamente quel rumore lì. Io lo devo riconoscere come rumore del bicchiere, ma allo stesso tempo deve essere un suono isolato, inserito in un contesto che mi faccia immaginare, che mi porti dentro un ambiente, dentro la creazione di qualcosa diverso. E questo gioco dialettico tra realtà e negazione della realtà, tra concretezza e negazione del concreto, è esattamente quello che crea un buon sound designer e che rende buona, per esempio, una narrazione cinematografica. Non solo, ma rispetto all'immagine, tu puoi avere un'immagine degradata, l'abbiamo visto negli effetti Ken Burns, no? Di ieri, tu puoi avere tranquillamente un'immagine degradata, ma non puoi avere un suono degradato, eh? Un film con un suono degradato è un film fallito. Se tu non puoi ascoltare, non riesci a decodificare le parole, si gracchia, a meno che non sia chiaramente un documento storico, no? Quindi rovinato, e vabbè, è chiaro, ma se parliamo di una narrazione, la narrazione deve, tra diciamo un buon audio e una buona immagine, è preferibile un buon audio rispetto a una buona immagine. E questo mostra che le persone... È curioso e paradossale perché l'ambiente sonoro è giudicato inferiore all'ambiente visivo eppure inconsciamente il soggetto cerca una migliore definizione, una migliore qualità in ambito audio che non in ambito visivo. E basta, questo è quello che volevo dirvi più o meno del... Ascoltate per esempio un disco dei Pink Floyd del 67 che si intitola Piper at the Gate of Dawn, questo qua. È un paesaggio sonoro. È esattamente un disco costruito per rappresentare un paesaggio sonoro. C'era anche Syd Barrett, tra l'altro, che ha condizionato molto questo disco. Poi, se conoscete la storia di Pink Floyd, poi Syd Barrett è sparito da qualche parte, non si sa dove. Va bene, ragazzuoli. Dunque, ancora una cosa, questa, no. Ecco, questo, Linguaggio e narrazione, è un libro gratuito che io ho scritto, in realtà questo è un libro che io ho scritto per un master universitario che ho tenuto per una decina d'anni e che si occupava proprio di questo, di rapporti, di linguaggi, narrazione, linguaggi uditivi, linguaggi visuali, eccetera, eccetera, no? E che... potete scaricare gratuitamente attraverso questi link che adesso vi inserisco nella chat. Allora, questo è da StreetLib e invece da Apple il link è questo qua. È un'analisi teorica con degli elementi pratici, ma è fortemente teorica comunque. E il libro non è di semplice lettura, ma però è molto interessante a giudizio di tutti quelli che l'hanno letto, insomma. Però spiega bene tutte le questioni proprio da un punto di vista anche linguistico, dei codici, eccetera, che, di cui oggi vi ho un po' parlato a livello generale.
Eccoci qua, quindi. C'era quella cosa che mi dicevi di ricordarti, io ho fatto riferimento al piano, alle diverse inquadrature del suono. Mi hai detto ricordamelo dopo. Quando stavamo rileggendo tutti i testi, io ti ho detto, sembra, non so, la ripresa di un minuto X sul pianeta in contemporanea, e quindi ci sono diverse inquadrature, come se ci fossero diverse inquadrature. Ah, sì, perfetto, ve l'ho già detto senza che è questo, cioè il fatto che se voi provate a costruire un vostro un ambiente sonoro, intersecate diversi piani, diversi elementi, tra i quali anche elementi che non c'entrano con il paesaggio sonoro di base che avete registrato. Questo era. Nella costruzione, ma prova adesso, noi a Gotham non possiamo chiaramente occuparci di questa cosa e non era neanche prevista, però dato che voi lavorate in mezzo alla natura e avete una dimestichezza proprio con il paesaggio sonoro, mi è sembrato utile parlarne, quindi inserire questo piccolo mini webinar. Ma provate a fare questi esperimenti, sono interessantissimi. E a far lavorare le persone intorno a voi su queste cose. Poi da qui discende tutta l'arte del decoupage, per esempio esercizi che facciamo sono quelli di ascoltare qualche cosa e poi suddividere quello che ascoltiamo in varie categorie, eccetera. Questo si chiama decoupage, no? Ma che bel micione. Wow. Alberto, io siccome ho fatto pure teatro, noi l'abbiamo utilizzato pure proprio tutta questa parte sensoriale del rumore. Certo, sì. È vero. Chi fa teatro lo usa molto. Sì, c'è molta attenzione sì. Su questo aspetto, hai ragione. E poi volevo dire un'altra cosa, la stessa cosa è rispetto all'ascolto. Io ho notato, io sono alle medie, i ragazzi quando per esempio facciamo delle letture di comprensione, loro sono bravissimi, rispondono benissimo. Quando invece per fare una lettura di comprensione hanno difficoltà. E per questo è importante la lettura ad alta voce. No? Certo, la lettura per questo motivo, perché loro imparano di più e hanno bisogno di ascoltare una voce che legge bene. Vabbè. E poi hanno bisogno di ascoltare se stessi. Fate questo esperimento. Sì. Mettete una mano davanti alla bocca, così, un po' storta che arriva verso il vostro orecchio e parlate. E questa è la vostra voce. E voi non la riconoscerete, la vostra voce. Lo sai che ho un problema con la mia voce. Questa è la vostra voce, tutti hanno un problema con la loro voce, perché noi non ascoltiamo la nostra voce. Noi ascoltiamo la voce degli altri, ma mai la nostra. E per ascoltare la nostra voce dovete fare così, mettere questa mano, fare in modo che la mano arrivi all'orecchio, quindi indirizzare la vostra voce all'orecchio, e sarete stupiti, ma quella è la vostra voce. È interessantissimo tutto, perché noi ascoltiamo gli altri, non siamo abituati ad ascoltare noi stessi, ma in realtà non ascoltiamo veramente gli altri e andiamo avanti con ragionamenti che partono da noi, no? C'è una asincrasia proprio. E poi chissà quanti elementi voi potreste aggiungere rispetto alla sonorità degli animali, all'udito, al loro apparato uditivo, delle singole specie, o addirittura dei singoli animali all'interno di una specie, dell'importanza dell'udito per alcune specie rispetto ad altre, eccetera, eccetera, no? Penso, non è un argomento che io conosco, ma immagino però, no? Con i pipistrelli poi si va anche sugli ultrasuoni, per cui... Esatto. Bene, siete pronti per un bel pranzettino? E quello sul podcast quando lo facciamo? A giugno?
Allora, farò un webinar o due addirittura, penso due seminari uno dietro l'altro, cioè un vero e proprio seminario in due puntate, perché l'argomento del podcast è un argomento complesso che io non voglio ridurre a una tecnica di registrazione, e quindi parleremo della radiofonia, vedremo quali sono i format della radiofonia, come questi format possono essere utilizzati invece per l'apprendimento, per la divulgazione, quali sono le tecniche, faremo degli esercizi, eccetera. Quindi richiede un paio di pomeriggi. E quindi aspetto che finiscano le scuole, così cose, poi lo organizzo. Devo vedere anche qual è il mio calendario di impegni, perché non ho ancora delle date per delle cose che devo fare tra fine giugno e luglio. Quindi appena poi ho un calendario, però non lo facciamo all'interno di Gotham, lo facciamo come così webinar indipendenti che ogni tanto io tiro fuori. Va bene, grazie. Va bene, allora buon pranzo a tutti. E poi soprattutto lo facciamo alla fine della scuola per non darti la possibilità di maltrattare quei poveri disgraziati dei tuoi studenti. Anzi, d'ora in poi tutti i webinar più interessanti li faremo d'estate. Tiè. Va bene, se avete qualcosa da dire ascolto volentieri, altrimenti ci lasciamo per pranzo. Ma una cosa, sempre sul suono, anzi più di una cosa. Ho fatto parte di un coro fino a qualche anno fa, per 3-4 anni, e uno degli esercizi della nostra bravissima insegnante e maestra era, prima di iniziare a preparare i vari canti, intonarsi, e quindi ognuno con prendere l'intonazione e chiudere gli occhi, e quindi immaginare anche, cioè mettersi in armonia col proprio corpo, eliminando la sfera visiva. Ed era un esercizio che facevamo per poco tempo, qualche minuto, poco prima di iniziare a cantare. L'altra cosa sulla voce individuale, no? Io nel 2010 sono stato male, sono rimasto completamente paralizzato, e mi hanno fatto la tracheotomia, e io per parecchi mesi non ho parlato. Nel mio dopo, cioè ho ancora dei residui di paralisi facciale, io la mia voce non la riconosco uguale a quella che avevo prima, per il modo che ho di parlare. Però ho registrato la mia voce in varie occasioni su un piccolo registratore, e quella è la mia voce. Quindi quando sento la registrazione da questo piccolo Olympus, quello che sento mi ricorda la mia voce di prima di star male. Quindi è come se tu avessi avuto un'esperienza di due voci, perché la voce che hai adesso è diversa rispetto alla tua voce naturale. Sì, quello che sento io, poi quello che risento se lo registro è identico a quello che mi ricordo di prima del 2010. È una cosa strana, ma... Strana, infatti, sì. Poi una delle cose che facevamo invece quando facevo la guida a tempo pieno, c'erano un po' di soldi, uscivamo due guide sulla stessa classe, molte volte ho lavorato con un mio amico che riconosce il canto degli uccelli, cosa che io non sono in grado di,
di fare. Anzi, una volta con lui, camminando per i fatti nostri, mi è capitata una cosa buffa, perché uscivamo da una radura, abbiamo sentito un canto, io pensavo fosse il canto di un rapace, quindi ho detto, Max, senti una poiana, e mi fa, no, Nick, non è una poiana, è una ghiandaia che imita una poiana. Io ci rimasi molto male, però aveva ragione lui, e di recente mi ha anche mandato un sonoro di una registrazione, per prendermi in giro, di una registrazione che ha fatto in questi giorni, camminando, di una ghiandaia che imitava la poiana. E mi fa, ti ricorda qualcosa? Io dico, sì, la nostra passeggiata sulla dorsale orobica Lecchese, quando io toppai brutalmente. Ma quando uscivamo con i bambini, con i ragazzi, in località Gaium ci fermavamo e lui ci faceva mettere tutti quanti in cerchio, chiudevamo gli occhi, ascoltavamo quello che potevamo sentire, in particolare il canto degli uccelli. I bambini erano molto bravi, di solito ne sentivano almeno 4 o 5, Massimo ne sentiva da 6 a 8. La differenza tra tutti noi e lui era che lui ci sapeva dire che uccelli fossero e il significato del canto che sentivamo. Quindi se era un richiamo, un corteggiamento, se era un allarme, se era il maschio o la femmina. Ed era molto interessante. Certo, assolutamente. Invece un esperimento carino che si può fare sempre sull'udito, che facciamo di solito con i bambini quando siamo in uscita, che ho imparato un po' di anni fa da dei miei colleghi bravissimi in Adameldo, è quello di provare a sentire come sentono gli animali. Non so se anche qualcun altro dei presenti conosce, che consiste praticamente nel fare questo esercizio, quindi di mettere dei mani dietro le orecchie, si sentono molto più amplificati i suoni. E se hai una fonte di suono tipo una cascatella, eccetera, puoi girare su te stesso e ti accorgi come cambia tantissimo il suono, sì, essendo nello stesso punto. Sì. Bello, molto bello. Un'altra cosa che facevamo quando facevo i residenziali lunghi per i canti del WWF, la cosa nelle varie giornate. Li portavamo in posti normalmente vicino ai torrenti e ogni giorno li facevo aumentare la quota, li facevo sedere, ognuno distante dall'altro. E poi ogni giorno aumentavo la quota di silenzio, per cui si passava da 1 o 2 minuti fino, dopo una decina di giorni, a 15 minuti di silenzio assoluto. E poi dovevano raccontare oppure scrivere quello che avevano vissuto. 15 minuti di silenzio per un bambino è un'esperienza terrificante. Mm-hmm. Così come l'altra cosa che mi è capitato di fare in grotta, quando accompagnavo in grotta, era il silenzio ma al buio, cioè andavamo nel punto dove non arrivava più la luce e lì si spegnevano tutte le torce e ci si metteva in silenzio. Quello è ancora più terrorizzante, nel senso che parecchi adulti non arrivano a 2 minuti. Quindi sei proprio in un ambiente totalmente sconosciuto, dove noi, anche quando facciamo le notturne, un po' di luce c'è comunque sempre. In grotta, quando tu sei a 250-300 metri dall'ingresso
e non filtra più neanche un velo di luce, tu vedevi qualcuno che metteva la mano in tasca per arrivare al telefonino per schiacciare il bottone per avere dalla tasca una pallida luce perché se la stavano facendo sotto. Quindi è una cosa, anche è un'esperienza molto forte, e lì si sentiva soltanto l'acqua del ruscello dentro la grotta. Tutte cose molto interessanti quelle che raccontate. Allora, è quasi mezzogiorno, direi che possiamo, cosa dite? Possiamo chiudere?